Siamo sconfitti, bruto. Ma tu ero il più nobile romano, mezze congiurate. Hai creduto con coraggio e fermezza che la tua impresa andava compiuta per onorare la libertà. La natura è stata generosa con lui. Ha vissuto una vita grande, grande nel cuore, grande nella mente. Così che noi potemmo proclamare a Roma e al mondo intero. Questo è Nomo. Pizzetto, guarda, è arrivato. Ecco Ottavio. Ragazzi, questo è Ottavio. Si chiama Maurino. Vieni, sali in palcoscenico. È appena arrivato a Re Bibi da pochi giorni. Assomiglia proprio al giovane imperatore. Magari... Pizzetto, il costume. Magari con qualche capello in testa in più, eh? Allora, Ottavio è il figlio amatissimo di Giulio Cesare, figlio adottivo, e arriva a Roma dopo l'omicidio del padre e decide di vendicarlo. Cosa fa? Si allea con Antonio contro l'esercito di Bruto e di Cassio, organizzano un potente esercito e vanno alla volta della Grecia, dove c'è la piana di Filippi, laddove si svolgerà la battaglia finale. Ma la battaglia ce la fa davvero? Se fa la battaglia, se fa, voglio, ma sotto a Cortica di spezzo! Cosimì, e dove ci metto la paura? Che poi quello che finisce male è Cassio, vero Fabio? Vieni Antonio, vieni a provarti il mandello. No, no, oggi no. Vengo gente. Chi c'ha? Lascia stare, non è giornata oggi. Chi c'ha? E che c'ho, vedi? È tornato a colloquio. Lascia stare, oggi non è cosa proprio.